Yeah, we'll bring it. Perfect. I set in the same place. Buonasera. I keep it. Poi dobbiamo fare i cambi perché ho molto lungo. No, no, no. Questo deve, bisogna tenerlo noi. Ok. Use the other one. Is okay? Okay, let me begin. Who's going to put the first the question first? Gazzetta dello Sport, prego. Ciao mister, volevo sapere se possiamo, penso di sì, confermare i progressi che saranno visti col Benfica. Stasera ci sono stati ulteriori, credo, non solo nel gioco ma anche nello spirito, perché insomma, di fronte a una partita del genere, recuperare, rimontare, andare in vantaggio contro una squadra come lo United, penso che ci sia anche un aspetto caratteriale. Yes. So in English, the colleague asked whether we can confirm the progress made by AC Milan so far, and he thinks that it is the case because it's not just tactical, but also in spirit. To get the team showed good spirit coming back from 1-0 down and then going up 2-1. 4-5 giorni fa, dopo la amichevole con il Benfica, ho detto che la squadra aveva giocato con fede, attaccata alle nostre cose, attaccata ad un'idea di gioco. Con fede, con partecipazione collettiva, e mi pare che tutti siano dentro quella linea di pensiero. È chiaro che con il tempo miglioreremo sempre di più, poi queste sono partite di alto livello e che mette a nudo anche gli errori che si commettono dentro una partita, e ne abbiamo commessi, ma su quelli ci lavoreremo. Ma quello che a me interessa di più è l'acquisizione di una mentalità, di un pensiero, di giocare la partita e non lasciarsi giocare dalla partita. 4-5 days ago after the game against Benfica, I said the team played with trust, with belief, and that was the case tonight as well. It's a high intensity game, a high level game, and of course we make mistakes, but what's more important to me is to see that the team develops a certain way of thinking, mentality, that we play the game and we don't let the game play us. Okay, next one. Someone else? Marco, okay, another one. Possiamo definire un passo avanti rispetto al Benfica, un ulteriore passo avanti. Hai visto delle cose ancora migliori? Can we define this a step forward compared to the Benfica game? Have you seen anything improved? Sì, perché l'impegno comunque è stato superiore rispetto all'ultimo, però giocavamo con una temperatura migliore, giocavamo in un campo straordinario con una bellissima cornice di pubblico, e poi i calciatori penso si siano anche divertiti a giocare questa partita. Sì, qualche passo avanti, e ne dovremo far sempre e ogni volta. Come ho detto prima, sono partite che ci servono per misurare il nostro lavoro e per misurarci, misurare i calciatori con loro stessi, con una mentalità collettiva, con un pensiero collettivo. I would say yes, definitely steps forward. We were playing in a nice environment. It was a fantastic stadium with fantastic people around watching. As I said before, this is the kind of games that we need to improve and we need to continue to make progress. Okay. Sì, pensa che di questo passo il Milan arriverà pronto al primo impegno di campionato con l'Udinese, e se si aspetta ancora qualcosa dal mercato? So the question is, do you think that with this pace AC Milan will be ready for the first game of the season against Udinese, and if the coach is hoping to get anything more from the transfer market? Ma io fino ad oggi ho allenato un gruppo di calciatori che via via si sono poi succeduti, nel senso che con i rientri di chi aveva qualche giorno in più di vacanza, con qualche infortunato di troppo, quindi è una squadra che è da lavoro in corso sul piano del lavoro. Arriveremo alla prima? Sì, dobbiamo arrivarci alla prima in maniera giusta. Abbiamo ancora 3 settimane da qui alla prima di campionato. E il pensiero più grande che in questo momento ho è l'integrazione dei nuovi e di giocatori che stanno fuori, se sono diversi, almeno 5-6, e portare quei 6 a pensare come adesso pensano questi altri 20. Quello sarà il lavoro più difficile, perché poi manca il tempo, però posso contare ad oggi su questo gruppo che sta portando avanti un lavoro. Gli altri mano a mano si adegueranno e entreranno anche loro nel nostro modo di pensare.
So far I've worked with the group, I can call it as a work in progress, because there's been different players that joined the team at different times because they were coming back late from previous season and so forth. And so we have 3 weeks time for the next game, and I think we will be ready, but also have to take into account there's still 5-6 players who've not played so far and have to integrate them into the team. And the big challenge would be to make them think the same way that the other 20 players are playing so far. But with those 20 players, we've done a good job so far. Okay, thank you very much. One more? Yeah, I was just wondering if it's possible for you to comment on the reported interest of Celtic's Christopher Ayer. Is that possible? For who? The Celtic player, Christopher Ayer. Is it possible to comment on the reported interest? Si può commentare sull'interesse che pare c'è per il giocatore del Celtic, Christopher Ayer. Ayer. Da parte del Milan? On AC Milan side? Lo sento adesso da lei. Sì. It's the first time I hear it from you. Okay. Okay, the last one, okay? Una cosa su due singoli. Se ti è piaciuto anche oggi come l'altra volta Suso, e cosa puoi dire a Daniel Maldini che insomma ha sbagliato rigore davanti a questa platea ragazzi. So two questions. Do you confirm like last time, do you like Suso's performance? And what will you say to Daniel Maldini, who missed a penalty in front of this public, this audience? Suso mi fa morire. Sono innamorato di Suso. So Suso is to die for. I'm in love with Suso. Suso è un giocatore molto forte, in grado di determinare, e i giocatori forti il Milan li tiene. Suso is a very strong player, and he's a player with a huge impact, and Milan keeps strong players. Daniel va bene, fa parte della crescita, è giusto che andasse a calciare il rigore, l'ho designato come quinto, gli ho detto devi calciare quello decisivo, sfortunatamente l'ha sbagliato, ma sarà un percorso utile per lui. E poi i ragazzi giovani, lui, Brescianini, anche lo stesso Gabbia, che comunque fino all'anno scorso giocava in C, hanno bisogno di queste partite per crescere. E se non gliele facciamo fare, non crescono. Yes, so Daniel Maldini, that will help him to grow. I actually asked him to take the fifth penalty. I told him you will take the decisive penalty. But it's kind of experiences they need to grow, and not just Daniel Maldini, but also Brescianini, Gabbia. They need these kind of experiences to grow, and if we don't let them play in these games, then they will never be able to develop. Thank you very much. Grazie.